Ciao a tutti, bentornati sul canale di Zio Ivan. Stiamo di nuovo su Super Mario RPG. Ho dovuto affrontare di nuovo Struzzi, non so perché non mi aveva salvato la cosa, ma comunque abbiamo ottenuto la chiave numero 2. Quindi, maledetto moscone, tanto non ti posso prendere. Proseguiamo. Apriamo la porta e andiamo avanti. C'è un tesoro nascosto nelle vicinanze e noi lo andiamo subito a cercare, ma non prima di aver ripulito un po' la zona. Aio! Ah, è forte! Dai, moneta rana per noi, allora. Tanto questo non penso che sia in grado di scappare. Li abbiamo già scansionati, quindi... Vai! Toccherà fare un po' di tentativi qui. Vabbè, intanto ammazziamo Forchettino qua. Ah, vedi quanti! Ah, usiamo la pressa cupa di Bowser. Vai, premiamo ripetutamente A... Olle! No! Vigliacco! Yeah! Tanto carini questi maghetti! Ok, ora tocca cercare... Ah, qui stiamo... Prima eravamo nella parte inferiore. Quindi non cadiamo. Non vorrei che il tesoro stesse proprio sopra questo forziere. Vabbè, proviamo. Grande! Altra moneta rana. Proseguiamo. Lungo corridoio e qui c'è un messaggio. Sta a vedere che queste qui sono guardie travestite. Eia! Che carini! I Ciccio Koopa, Paratroopa XL. Guardate se ogni volta devo dimenticarmi come si fa la mossa a tempo di Mario. Là. Vediamo che dice qui. Re Nimbus sta riposando. È severamente vietato correre nei corridoi. Regina Valentina, già si è messa regina. Mario. Mio padre e mia madre sono sicuramente qui. È chiusa, un momento. Non si apre, è chiusa a chiave. Bowser, ci penso io. A quanto pare sarò di nuovo io a togliervi dai guai, grazie ai miei muscoli e al mio cervello. Guardate. Togliti, Mallow. State indietro. Ah. Vai, Bowser, fagli vedere chi sei. Aspetta, aspetta un attimo. Se mio padre è davvero malato, non possiamo fare tutto questo rumore. Ci serve un altro piano. Penso sia meglio cercare Valentina e costringerla a dirci la verità. Beh sì, eh. Ma che facciamo con la porta? Ah. Apri bene le orecchie tu, non ti permettere mai più di parlare così al grande e potente Bowser. Per questa volta lasciamo stare, ma che non succeda mai più, intesi? Che carino, Bowser è un tenerone. Regina Valentina? Eh? Moscone? Ciao? Gli ha sorriso. Regina Valentina. Mannaggia, anche questa è chiusa a chiave. E anche tu sarai vero, vero? Ah. Vai, parato. Non l'ho parato. E questo l'ha mancato. Vai. T'a posto. Ah. Non riesco ad entrare nell'ottica di questa nuova arma di Mario. Via pure tu e ci siamo. Quanto manca per i vari level up? Che non ci ho fatto caso. È un pochino, giusto Geno? È discretamente vicino. Andiamo. Oh oh. Anche voi combattete? No, queste Valentine qui no. Ciao Ciccio Trupa. All'attacco. Addirittura 3. A noi ce le togliamo. Ecco qua. Come se niente fosse, più o meno. Due a momenti si scontrano qui fuori. Paratroopa pronti al lancio. Invece lancio io. Pa, 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 pa. Non c'è un tubo da fare. Mi distraggo. Avanti. Ci siamo? Eccoci. Regina Valentina.
Mario, quel tipo che ha maltrattato la povera piragnona, è qui. Smilax, il boss pianta carnivora che abbiamo affrontato a Valle Fagiolo. Mario, e che aspetto ha questo Mario? Beh, ha dei baffi pronunciati, delle basette e un paio di gambe, niente male. Ho la sensazione di aver già incontrato questo Mario in precedenza. Se lo ricorda la statua. Ciao. Aspetta, ma certo, era quella statua che ha consegnato Garro. Fucilate immediatamente Garro. Cosa facciamo, Valentina? Beh, di sicuro le tue inutili chiacchiere non ci aiuteranno. Franchinamente, non mi preoccupo. Senza questa chiave, il re non può andare da nessuna parte. Valentina, Dodo ci ha visto. Valentina, toc. Silenzio. Lui cerca di avvisarla. Ho detto silenzio. Ma che... Quella non è una statua, è Mario. Valentina, dacci la chiave, subito. Aia. Mallow non riuscirà mai a imporsi, è troppo carino e coccoloso. Aia. Che maniere, e tu chi saresti? Io sono il vero principe, ecco chi sono. Screanzato, come osi origliare una conversazione privata? Privata, privata? Ma se ti hanno sentita nel raggio di 10 km? Da, se insisti ad essere così maleducato, allora me ne andrò. Ciao ciao, banda di incapaci. Ehi, Valentina se n'è andata. Taglio la corda anch'io. E anche Dodo non mi sembra molto per la quale. Aia. Mi sa che abbiamo perso il treno qui. Quindi diamoci una mossa. Dai, inseguiamola. E inseguiamola. Qui mi pare che c'era la possibilità di prendere una stella per far fuori un po' di nemici. Salviamo a Valle Fagiolo. Non c'era una stella? Vabbè, affrontiamoli e via. Oh mamma, quanti siete. Parato. Niente, la lancia non riuscirò a pararla. Ma tanto non li facciamo fuori. 294, mamma mia Bowser, quanto sei cattivo. Ah. Ammazza. E dai. Oh oh. Die. Pam para 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 pa. Geno sta a 16 punti dal level up. Eppure io ricordo che c'era una stella. Ah, aspetta. Mannaggia, m'ha preso. Parato. Aia. Ah, oh, finalmente. Ho azzeccato il tempo. Vai, questi possiamo farli fuori senza neanche consumare punti fiore. Grande. Non sono temibili avversari, tranne quando li manchiamo. Mannaggia. Riprenditi i tuoi cristalli. Fatto. Mi sembra che la stella era nel corridoio dopo. Intanto Geno sale di livello. A che livello sta Geno? 23. Ci vorrà ancora un po'. Però da 114 a 117 l'attacco magico non è male. Adesso aiuto. Eccola. E se ci sbrigheremo, io mi sembra che addirittura riuscivo ad accoppare Dodo. Niente, vabbè, affrontiamolo in una primissima scaramuccia. Aspetta, forse riesco addirittura a scansionarlo. Chissà che pensa, visto che non parla mai. E te pare che non lo dovevo mancare. 503, ok, possiamo dargli qualche altra bottarella mentre aspettiamo il turno di Mallow. Parato. Oh, finalmente.
Che fame. Povero Dodo. Tranquillo Dodo, adesso ti diamo da mangiare una bella scarica di pugni. Ok, ci siamo? Sì. Via. Vigliacco. Niente soldi, solo un po' di esperienza. Oh oh. Aiuto. Da. Qui abbiamo già preso tutto. Ammazza che volo. Aia. Salve, scusate, passo dopo. Torniamo subito a Nimbus. Ah, ok, mica mi devo riarrampicare sui viticci. Torniamo a Nimbus. Eccoci. Regina Valentina. Le hanno fatto la chiusa. Regina Valentina, le condizioni del re stanno migliorando. E come sta sua moglie, la regina madre? E il principe Mallow, sta bene? Sa cosa penso? Penso che... E non solo, ma... La stanno rimbambendo. E inoltre... Ah, poi... Ah. E basta. Chiudete il becco tutti quanti. Ho di meglio da fare che ascoltare i vostri stupidi pareri. E guardate un po', mentre sprecavo il mio tempo dietro a delle vostre infinite chiacchiere... Mario è riuscito a trovarmi. Esatto. E mo so botte. Dodo, Dodo. Oh, quell'uccello ha davvero un cervello da gallina. Dodo, mi senti? Vieni subito qui, mi serve aiuto per... intrattenere Mario. Quindi muoviti, vieni qui subito. E si combatte contro Valentina. Però, sexy a modo suo. Dodo, Dodo, vieni qui. Eccolo. Non startene lì impalato. Aiutami. Lanciami una lancia, Dodo. Ah, è vero. Dodo prendeva il personaggio... Ecco, il personaggio centrale per combattere uno scontro singolo. Ma non sarà un problema. Ok, cominciamo subito a fargli capire chi ha il guscio più duro. E tanto non c'avevo intenzione di fare affidamento sulle magie. Peggio per te. Ma dove vai, mezza calzetta? Aiuto, aiuto. Torna qua. Ok, torniamo a noi. Oh, mia cara Valentina, che fai? Aia. Non ci provare mai più. E intanto scansioniamola. Ah. 1802, non ha debolezze. È un ometto insignificante che si dà un sacco di arie. Mo te faccio... Ah, mi ha dato uno schiaffo. Mi ha dato uno schiaffo. Ma beccate questa. Beh, comunque non fa tanti danni, eh. No, teniamoci gli incantesimi per dopo. Anzi, andiamo in squadra a Genova, che è un po' che non lo vediamo. E potenziamo anche Mario. Non che sia strettamente necessario, giusto per divertimento mio. Ecco Dodo. Dodo, come hai fatto a perdere di già? Dai, su, forza, vieni qui. Ah, è ancora silenziato. Vabbè, togliamo prima di mezzo. Continuiamo con Bowser ad attaccare Dodo, che è diventato una cosa personale. Wow, parata. Anzi, facciamogli una bella mossa di gruppo, va. Com'era? Meno. Colpo di stella cadente. E vai. Fico. Mazza, ancora stanno in piedi.
Ah no, ok, Dodo è fuori gioco. Infatti si è seduto. Allora, buttiamoci su Valentina. Ecco fatto, non ci posso credere. Lo spettacolo è finito, gente. Dodo, andiamocene da qui. Beh, cari miei, alla prossima e lasciatemi un like. Se l'è portata via. Vai! 200 monete. E abbiamo liberato Nimbus Land. Ottimo, se ne sono andati. Presto, inseguiamola. Lei ha la chiave, lo so. Ok, problema risolto. Aia. Oh! Mario, guarda! Piccola sta chiave. Vai, vai. Va a salvare i genitori. Ormai Mario lo sa che ha incontrato i genitori e sta piangendo. Quando piove vuol dire che Mallow sta piangendo. Tutto a posto. Andiamo. Eccoli. Mamma, papà, vorrei presentarvi Mario e i miei altri compagni di avventura. Oh, per tutti i nembi di Nimbus, come potremo mai ringraziarvi? Io sono il padre di Mallow, re Nimbus. Oh, che piacere conoscervi. Vi ringrazio infinitamente per esservi presi cura del mio adorato Mallow. Permettetemi di fare le presentazioni. Lei è la principessa Peach del Castello dei Funghi. Oh, ha fatto la riverenza, l'inchino. Ho tanto sentito parlare di te. Posso avere un tuo autografo? Caro, non mettere in imbarazzo nostro figlio. No, come non detto. E chi è questo gentiluomo dotato di un bel paio di eleganti baffotti? Questo è Mario, della casa di Mario. Mi ha aiutato tanto, fin dall'inizio. Quindi la casa di Mario, il livello della casa di Mario è visto proprio come la casa di Mario, il suo luogo di provenienza. Non vorrei dire quel Mario. Mario il mago del salto. Un autografo, per favore. Basta così, mio caro. Va bene, va bene. Allora che ne diresti di mostrarti uno dei tuoi famosi salti? Di mostrarmi uno dei tuoi famosi salti? Mi accontento anche di un piccolo saltello. E là. Eccellente. Questo è Bowser del castello di Bowser e capo degli scagnozzi di Bowser. Oh, un altro personaggio illustre. No, no, non resisto. Devo assolutamente avere un tuo autografo. No? Nemmeno uno scarabocchio? Va bene, va bene. E questo è Geno, che come vi ho detto prima, viene dal cielo. Oh, ma certo, la storia della strada stellare, davvero terribile. Si chiama Via Stellare. Ci fosse uno che l'azzecca. Oh, a proposito di stelle, qualche tempo fa una stella enorme è caduta dentro al vulcano. Ah! Scommetto che è uno di quei frammenti stellari che stiamo cercando. Ma lo Zar Dragone abita proprio dentro il vulcano. Non sarà facile recuperare la stella. Forse però, unendo le forze, potreste riuscire ad affrontarlo. Ah, ai miei tempi. Sì, caro, lo sappiamo. Tornando a noi, quando arrivate al vulcano, cercate subito Toddy il Fabbro. Lui vi aiuterà. Ma prima di partire per il vulcano, dovete assolutamente fare un bagno alle nostre terme. Sono il vanto del regno di Nimbus. Siate prudenti. Sì. Va bene, ma non torneremo finché non avremo trovato la stella. Ok, quindi abbiamo salvato anche Nimbus Land, vediamo che ci dicono. Se vi trovate in difficoltà potete tornare qui in qualsiasi momento, non dimenticatelo. Faremo tutto il possibile per aiutarvi. Figliolo, sei uguale a me quando avevo la tua età, sono molto orgoglioso di te. Beh, scommetto che ti godrai le terme, come facevo io da giovane. Ci si arriva da questa porta qua dietro. Ok. Quindi, ora che abbiamo concluso questa parte, prima di andare al vulcano c'è... Oh, fermi tutti! Dov'è? Qui c'è un baule.
C'è una piattaforma da qualche... una piattaforma... Eccola! Una piattaforma! E un altro fiore! Siamo a 83 punti fiore! Fico! Ah beh, non me l'ha segnalato perché non era nascosto come forziere. Non era un forziere invisibile. Però teniamo gli occhi aperti, ce ne fosse qualcun altro. Ok, e giù. Cadiamo di nuovo. Mentre noi cadiamo io controllo se qualcuno mi ama. Oh porca vacca, non mi amano ma ci sono, vabbè. Poi leggo con calma. Oh, eccoci qua. Prima di andare alle terme, voglio vedere, non ricordo se bisognava prendere la stella. Però una volta liberato Nimbus Land da Valentina, ci sono un paio di cose da fare. Intanto, alla fine il resto va bene. Sono felice. Intanto riparliamo un attimo con tutti. Che sollievo, il re non era malato. Evviva il nostro principe! Stavolta il principe è quello vero, no? Sì. Più che altro andiamo anche a sentire Garro. Finalmente posso di nuovo entrare nel castello. Il re pare star bene. Garro è impegnato a scolpire statue di re Nimbus. Sembra contento. Andiamo a salutarlo. Beh, adesso sì, eh. Guarda che spettacolo ha fatto anche la statua di... Perché soltanto di Peach, scusa, non di, di Mario? Vabbè, Garro? Perché mi stai facendo questo sgarro, Garro? Principe Mallow, ti sei comportato egregiamente, proprio come un vero principe. Senza di te, Garro, non ce l'avremmo mai fatta. Siamo davvero in debito con te. È stato un piacere, Mallow. Sono felice che sia andato tutto bene. Ah! Ok. Altro? Sei proprio un vero principe, d'accordo. Dunque. Ora, se tornavamo in questa casa, mi sembra che potevamo beccare... Eccolo, Croco che sta rubando delle cose. Ciao, Croco. Croco? Ehi là, ci si rivede. Chi si rivede? Da queste parti sono proprio ricchi. Devono esserci un sacco di tesori in giro. E quindi mi sono anche attrezzato. Questo aggeggio mi dice dove sono nascosti i tesori. Me li porto via tutti. Addio, babbei. Allora, io... Ho già un oggetto che mi dice dove sono nascosti i tesori. Anello campanella più. Se lo equipaggi ti indicherà dove si trovano i tesori nascosti. Ma davvero? Dunque, ora domanda. Anello campanella indica la posizione dei, dei tesori nascosti. Ma quindi, se io adesso metto... dov'è? Eccolo qua. Indica la posizione precisa dei tesori. Ok, va bene, teniamolo e vediamo che succede. Grande. Invece nel Mario RPG originale, qui per la prima volta trovavamo un oggetto che che vibrava, tremava quando c'era un forziere, come quello che abbiamo avuto noi fino adesso in pratica, solo che qui lo abbiamo trovato quasi subito. Invece nel gioco originale lo trovavamo qui, quindi ci saremmo dovuti rifare tutto quanto il mondo di Mario RPG per cercare i forzieri che avevamo lasciato indietro. Il re deve essere contentissimo di riavere qui il principe Mallow. Allora adesso qui, non ricordo se era, eccolo qua, già adesso. Una volta sconfitta Valentina e liberato Nimbus, troveremo questo passaggio segreto qui. Solo dopo aver sconfitto Valentina, dove troveremo questo bacarozzo. Oh oh, beccato. E adesso che faccio? Se mi lasci andare ti do questo fertilizzante, ok? E abbiamo ottenuto fertilizzante, ragazzi. Molto, molto importante. Perché adesso, con questo fertilizzante e quei semi che abbiamo trovato dopo aver battuto Yaridovic o Lanshidovic, potremmo tornare a Rostown, o meglio, sull'originale era così, poi non so se adesso cambia qualcosa, per ottenere l'arma e l'armatura più potenti di Mario, se ricordo bene. Quindi andiamo subito a vedere. Mettiamo la mappa. Era Rostown, vero? Talponia, collina seria, porto. Ehi, aiuto. Ah ok, eccoci qua. Borgo Rosa. Lo sapete che non ricordo se era Rostown. Aspetta, ma sì che era Rostown, dai. Ecco qua. Adesso
è disponibile questo sentiero? Cioè, era già disponibile da un po', però ora ci andiamo adesso e possiamo fare delle cose importanti. Prima non avremmo potuto fare questo. Dovremmo dare il fertilizzante e i semi che abbiamo ottenuto qui. Che poi, tra l'altro, un piccolo aneddoto, è stato in questo punto qui, sull'originale, che venne interrotto da quel mezzo matto che urlava per strada. Di parole. Ehi, non ho finito. Beh, ora sai tutto. Pausa, c'è uno che sta urlando. Fatto breve taglio perché un matto qui fuori stava urlando. Allora, mi daresti i semi? Certo. Interrotto da quel mezzo matto che urlava per strada. Ciao, sono il giardiniere. Vedi quel grande vaso? Come no. Ho passato anni a cercare il seme leggendario da piantarci dentro e il suo fertilizzante, che sono quelli che abbiamo. Ma invano. Non li troverò mai. Oh, incredibile! Credo si tratti del leggendario seme crescita ultra rapida. Non dimenticherò mai, parlava di una pianta enorme, la mia vita cambiò all'improvviso, ero giovane inesperto, lo ammetto, ma giro me stesso che un giorno da solo ho viaggiato lungo e largo a cercare questo seme, ho letto libri dedicati ogni singolo giorno, tutto inutile. Insomma, quello che voglio dire è che si tratta di un ritrovamento eccezionale, di una volta scorta congiura il giardiniere, quindi immagino che comprenderà perché la sua bisogna così tanto. Spero di essermi spiegato. Ehi, non ho finito. E adesso succedeva che quello cominciava ad urlare. Beh, questa era la mia storia. Allora dimmi, mi consegnerai quel seme? Sì. Finalmente il seme è mio. È straordinario. Non ci posso credere, il fertilizzante ultra rapido che sto cercando da tutta la vita. Stavo cominciando a pensare che si trattasse. Ho continuato col metto a cercarlo lungo e largo senza arrivarci nemmeno da vicino. Quando l'esplorai, mezzo della Valle Fagiolo, tuttavia entrambi i luoghi non avevo traccia del cognato fertilizzante, quindi decisi di provare a crearlo. Infruttuoso, non esagero nel dire che quel fertilizzante rappresentava ritrovamento eccezionale, una svolta davvero cruciale. Diventare un progetto giardiniere, quello che ho possesso un senso tutta la mia vita. Non riesco a trovare le parole per sottolineare. Spero di essermi spiegato. Oh. Voi siete matti. Ti distrai facilmente, no, che mi stai rimbambendo. Ah. Sì, si può dire che non faccio che pensare al fertilizzante. Me lo dai? Sì. Oh, grazie. Finalmente ho sia il fertilizzante, cioè sia il seme che il fertilizzante. Mi metto subito all'opera. E vai. Pianterò il seme. E poi gli darò il fertilizzante. Ma non succede niente. Oh. Eccolo! Oh, wow! Ma è fantastico! Finalmente il mio sogno di una vita è diventato realtà. Se riuscissi a descrivere i tumultuosi sentimenti che affollano il mio petto in questo momento, vinco un mucchio di soldi alla lotteria. No, anzi, non si tratta di sentimenti così venali, è una gioia più pura e alta, ovviamente, di descrivere bene la profondità delle emozioni che sto provando. Infatti, devo ammettere che purtroppo adesso ho perso il filo del discorso, deprimere nemmeno controllare il torrente impetuoso di emozioni che mi sta inondando il cuore. Quando venni in possesso di questo, una pianta tanto grande doveva essere coltivata qui dentro, eppure lo so qui. Vedo con i miei occhi questa magnifica pianta, possa essere sorprendente, meravigliosa e infinitamente generosa la natura. Ma ora dimmi, riesce a comprendermelo un pochino? È così bello essere giardiniere. Aspetta che vengano a sapere i miei amici in redazione del giardinaggio moderno. Diventeranno l'invidia. Non ce la faccio a stare dietro. Dici che ci vuole ancora un po' di fertilizzante? No, penso che possa bastare. Ups, forse no, eh. No, no. Ok. Ora finalmente scriveranno di me su Giardinaggio Oggi. Ok, ragazzi, quindi arrampichiamoci. Vediamo se è rimasto tutto uguale. Dovremmo trovare, tanto andiamo su, due forzieri su una nuvola. Eccoli, quindi. Erano le Lazy Shell, qui l'hanno chiamato Guscio XL, beh, non fa una piega. Questa dovrebbe essere ufficialmente l'arma più potente di Mario, anche se uno di voi mi aveva accennato nei commenti che vincendo la sfida dei salti a Monstro Town si poteva ottenere un'arma ancora più potente. Questa cosa non la sapevo, quindi dovrò provare. Per il momento questa è l'arma più potente che avremo. E questa qui invece è... Cioè, una di queste due sono arma e armatura più potenti di Mario, se non contiamo quella dei 100 salti. Vediamo un po'. Mega guanto. Dunque, il nostro attacco è 213 e con il guscio XL arriva a 243.
che è ottimo. Poi, tra l'altro, sempre col guscio XL, la nostra difesa salirà da 138 a 229, sebbene l'attacco ne risentirà enormemente, ma saremo talmente resistenti da essere quasi invincibili. Ragazzi, saremo... Potranno danneggiarci soltanto i colpi che uccidono a colpo singolo, ma c'è anche un oggetto per limitare quella cosa, quindi sì. Ma se rimetto invece un guscio, cioè una vecchia arma, no, purtroppo l'attacco scenderà sempre. In questo modo Mario è quasi invincibile. Gli lascio l'esperienza per due finché non arriverà al livello 30, dopodiché lo equipaggerò, vediamo un po' se ce l'ho. Protegge da silenzio, spaventapasseri, paura, fungo, no, perché Mario sarà quasi intoccabile. Da notare che possiamo aumentare ulteriormente la difesa. Scarpe da salto, dunque arriviamo a 234, 236 con l'amuleto booster e portiamo l'attacco a 200. Potremmo anche mettere quello in realtà, Vediamo, spilla antidoto, no, spilla antisonno, spilla antipaura, antimutazione. La medaglia fantasma raddoppia la difesa durante un combattimento, anche questo non sarebbe male. Aumenta la velocità di 20 e anche un po' di difesa. Aspettate, credo che sia equipaggiato da qualcun altro, vabbè, non importa. Per adesso però, vabbè, abbiamo sì esperienza per due, a posto così. Ok, diciamo che teoricamente, ottenuta questa armatura, potremmo anche pensare di affrontare lo scontro finale. E non solo in realtà. Qui ci sono varie strategie da adottare. Siccome l'arma che abbiamo dato a Mario in realtà dovrebbe andare bene per tutti quanti. Aspettate, fatemi provare. Mettiamogli un attimo. Qui addirittura a 253 potremmo far salire l'attacco. Mi sembra che era possibile equipaggiarlo a chiunque altro, vero? Sì, anche guscio XL. C'è chi mi ha suggerito di rendere invincibile la principessa così che potesse curare anche gli altri membri del party, ma no. Io l'ho sempre usata per Mario, quindi per adesso possiamo stare benissimo così. Arma e armatura quasi finali, si potrebbe dire. Ok, detto questo, cos'altro mi è rimasto da fare? Dunque, sottomissioni per il momento non ce ne dovrebbero essere, che io ricordi. Potremmo, sì, andare nel vulcano. Ah, però dobbiamo raggiungere le terme. Oddio, come si otteneva? Ricordiamoci che dobbiamo entrare anche al casinò. Però poi lo faccio. Per adesso andiamo avanti, così non perdiamo il filo. Dobbiamo passare per le terme. Per fortuna possiamo entrarvi da qui. Signori, più avanti ci sono le terme, ma solo i reali ci possono andare. Ehi, tu sei il vero principe. Scusa per l'inconveniente di prima, quell'uccello gigante non poteva certo essere un principe, eh? Non fa niente, piuttosto pensate di poterci far entrare? Ma certo. Andate pure e buon divertimento. Attenti a non cadere nel vulcano. Da. Eccoci qui ragazzi, guardate come sono morbidose queste nuvole. Ci facciamo un bel bagnetto. Oh, che delizia. Sono un filino troppo calde. Ah, meglio, eh. Ok. Pericolo, non avvicinarsi troppo al bordo. Si rischia di cadere nel vulcano, che è precisamente quello che intendo fare. Dobbiamo cercare la stella. Vulcano scottadito. Eccoci qua. Non vedo l'ora di incontrare qualcuno. Eccolo, per provare l'arma di Mario. Ammazza quanti. Che tra l'altro questi li dovremo anche scansionare. Tutti che si fanno coraggio. Gli abbiamo tolto solo 80, ma solo perché hanno una resistenza spaventosa. Cambiamo personaggio, mettiamo Mallov, che voglio scansionare questi schifetti.
ghiaccio. Colpiscimi e conoscerai la felicità. Ecco, pensate che Bowser, che è uno dei più forti, gli ha fatto 39. E con Mario invece gli abbiamo fatto 80. Quindi capite la differenza. 58. Comunque sappiate che è forte. Non è al suo massimo perché sto in... Ma la sapete una cosa? Che io... Raddoppio dei punti esperienza. Ve lo dico tra poco. Al centro. E saliamo anche di livello con Bowser. 23. Dicevo, al momento l'armatura di Mario non è così essenziale, quindi penso che potrei anche toglierla in favore di... Vediamo un po' la... dei pantaloni da lavoro. Eh sì, posso sacrificare la difesa in favore di un attacco spaventoso. Poi, questa armatura la userò in caso o per lo scontro finale o anche per il boss nascosto Kulex, che non ricordo qui come si chiama. Per adesso proseguiamo, poi se mi trovo in difficoltà l'equipaggio, che mi importa. Intanto combattiamo. Ecco, ora Bowser ha fatto 87. Vediamo un po' Mario. 202, ragazzi. E quello è uno degli avversari più coriacei. A proposito, aspetta, questa... Ah, dobbiamo anche tornare a Mostropoli, che dobbiamo affrontare il sensei. Ma lo sapete che quasi quasi lo vado a fare adesso? È una cosa più breve, visto che sto a quasi 40 minuti di gioco. Sì, sì, sì. Ecco, per il sensei userò l'armatura. Il maestro. Però prima devo scansionare questo. 83. Fai una buona azione al giorno, vai a letto presto e svegliati presto, e così via. Aia. Buon. Eh sì. Sfidare il maestro di arti marziali sarà un ottimo sistema per mettere alla prova, non ho guardato, per mettere alla prova la nuova armatura di Mario. Senza faticare troppo. Come ci torno indietro? Ah, ragazzi, abbiate pazienza, poi il vulcano lo veniamo a visitare. Adesso voglio fare queste cose qui. Ma sto... Scusate una cosa, io non sto capendo se sto tornando indietro. Sì, cioè, sto andando nella direzione sbagliata. Devo tornare indietro. Scusate un attimo, qui si andava sopra, ma se io invece vado qui? Ma se vi dico che questi non me li ricordo, mi sa che non li avevo proprio mai trovati neanche nell'originale. Ben venga, due fiori. Hai visto, tornare indietro non è stato così male. A posto. Usciamo dal vulcano e torniamo a Mostropoli. Altrimenti cominciare adesso il vulcano, il gameplay sarebbe venuto veramente troppo lungo, ragazzi. Quindi Mostropoli, aiuto, Mostropoli è... Perché mi perdo le cose? Colle finale. Ah, Mostroburgo. Ecco, non Mostropoli, Mostroburgo. Eccoci qua. Adesso equipaggiamoci con l'armatura. Adesso sì. Saremo meno potenti, ma molto, molto, molto più resistenti. Maestro? Ci siamo. Ora le cose si fanno interessanti. Riuscirai a battere il sensei Mario? Adesso non dovrebbe essere troppo difficile. Vuoi sfidarmi? Sì. Guarda attentamente, Jagger, ora vedrai il tuo sensei in azione. Non sto al massimo livello. È tosto, però dovrei cavicchiarmela. L'avevo scansionato, ragazzi? Non ricordo. Nel dubbio lo riscansiono. 909. Ok, sì, l'avevo scansionato.
Devo solo fare attenzione alle mosse che uccidono con un colpo. Vabbè, ma se te ci metti pure te. Quest'arma è fantastica comunque. Ai. Buono. Cambiamo Mallo, mettiamo Geno e potenziamo Mario. Attacco e difesa, che è quella che mi interessa di più. 154. E si potenzia anche lui. Ah. Non dovrebbe mancare tanto, eh. Stiamo resistendo anche senza bisogno della nostra super armatura con Mario. 174. Vai. Davvero incredibile. Andata. Era l'ultimo? Non ricordo se toccava di affrontarlo ancora. Wow, sei davvero il più forte, non ci sono dubbi, ce l'abbiamo fatta. Era in gioco la mia reputazione, a questo punto non posso più fregiarmi del titolo di sensei. Da oggi sei tu il sensei di questo dojo, Mario. Ti prego di accettare questa cintura. Solo il più forte combattente del dojo può indossarla, e vai. Yuhu! Hai ottenuto la cintura di Jinx. Da ora il dojo si chiamerà Dojo dello Stile di Mario e tra le altre tecniche insegneremo anche il tuo salto. È andato a cambiare la targa fuori. Jagger e io inizieremo subito ad allenarci. 1000 salti di riscaldamento, pronti? Via! Sensei, condividi il tuo sapere con noi. Sensei Mario, il nuovo programma ci renderà più forti, vero? Certo che sì, anzi, così aumentiamo la difficoltà. Non è che c'è qualche oggetto qui, no? No, vabbè, me l'avrebbe detto. Ecco qua, adesso c'è la M al posto della targa che c'era prima. Quanto stiamo? 43 minuti, penso che possa bastare, ragazzi. Io salvo, spero che questo gameplay vi sia piaciuto. C'era un salvataggio qui. Salvo, spero che questo gameplay vi sia piaciuto e vi invito a lasciarmi un bel like, ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e a lasciarmi anche un commentino se vi va. Io chiudo e vi do appuntamento alla prossima volta. Ciao ragazzi!